appena effettuato lo scambio delle consegne con il sindaco De Magistris. È stato un incontro molto cordiale, qui abbiamo ovviamente discusso del futuro della città, dell'importanza di dedicare ogni sforzo al bene della nostra comunità, dei napoletani e della città di Napoli. Si apre una stagione di grande lavoro, di grande impegno, le sfide che abbiamo davanti sono tante, dalla riorganizzazione della macchina amministrativa al riequilibrio dei conti del comune e la necessità di affrontare quelle che sono le grandi sfide della ripartenza post-Covid, la necessità di intercettare le risorse del PNRR, la nuova sfida dei fondi europei e la ripresa degli investimenti pubblici e privati nella città. Quello che poi i nostri cittadini ci chiedono è di ripristinare delle condizioni di vita che siano compatibili con una grande città europea, guardare a quelle che sono le necessità legate al diritto alla mobilità, al decoro urbano, alla manutenzione ordinaria e al verde pubblico e i tanti problemi sociali che chiaramente noi dobbiamo oggi affrontare. C'è una parte della città che soffre, c'è una parte della città che ha grandi problemi legati al lavoro. Il mio pensiero va in questo momento agli operai della Whirlpool che stanno combattendo una battaglia giusta per garantire ovviamente una continuità del lavoro che in una città come Napoli è sempre più importante. Ci sarà il mio massimo impegno per fare in modo che Napoli possa essere rappresentata sia a livello nazionale che a livello internazionale. Cercheremo di dare delle risposte concrete ai cittadini, a tutti i cittadini di Napoli. Io oggi sono il sindaco di tutti, è finita la campagna elettorale, è finita la propaganda, adesso dobbiamo pensare alle cose serie, ai bisogni dei cittadini, alla concretezza delle azioni e all'unità istituzionale. Adesso abbiamo solo da lavorare e quindi auguro a me stesso e a tutta la città di Napoli un futuro che è all'altezza delle aspettative che tutti i cittadini hanno. Grazie.